Grafano, oggi su un nuovo video dove dobbiamo giocare a Room Smash che c'è stato un nuovo aggiornamento. Allora, in questo nuovo aggiornamento non so cosa hanno aggiunto, ma adesso lo vediamo. Vediamo se hanno aggiunto delle cose nuove, hanno aggiunto delle cose brutte, non lo so. Allora, adesso vediamo. Qui vedi. Non c'è niente di nuovo, aspettate che mi sono dimenticato di mettere l'inquadratura, ok, un po' più piccola così. Qui non c'è niente di nuovo, da come vedo. Vediamo su armi, questi li sapevamo, questi pure, questi pure, questi pure. Ok, qui c'è questo, che pure di già si può potenziare, l'hanno messo, che non si sa che cos'è, ma prima vediamo. Che cosa c'è di altro? Ok, va bene. Ok, allora io direi di vedere che cosa c'è su altre mappe. Qui è cambiato. Ok, qui è cambiato qualcosa. Hanno messo questa, quella scritta là in fondo che dice l'orario. È l'orario nostro? No. E l'orario finto tipo. Poi altre mappe sono state aggiornate? Più o meno. Quello ha un televisore adesso. Qui. No. Qui. Penso di no. Qui. Un televisore. Poi basta. E qua. Niente. Allora, c'è scritto 360, che vuol dire? Penso che qui uno si può muovere solo così, mentre là si può uno muovere subito. Andiamo invece su questa mappa, vediamo. Sì, e c'è una parte nuova, infatti. Ok, una porta che non so se si può aprire. Vediamo, vediamo, vediamo. Qui non c'è altro, penso, sopra, sotto, penso che non c'è niente. Ok, andiamo su invece questa che sappiamo com'è a 360 gradi. Sappiamo com'è, se uno si gira si trova questa. Ah, un nuovo televisore, ascensori e poi basta. E un albero di Natale. Anche se Natale è finito, vabbè, e poi basta, non si trova più niente. Adesso proviamo la nuova mappa, che da qui vedo che hanno aggiunto la mappa di Minecraft. E sì, hanno aggiunto la mappa di Minecraft. Adesso proviamo un po' tutte le armi. Questo è legno, il legno alle volte si infila, alle volte no. Ci sono le barriere. Ok, lascia fisica sul legno. Lascia no, non si. Sì. Però sul vetro, il vetro lo distrugge. Ok, mentre questo. Ma non si possono rompere le cose solo i vetri. È brutto qua. La porta si può rompere. Le piante pure. Ok, si possono rompere dei blocchi. Adesso proviamo invece ad utilizzare questo. Vediamo che cosa succede se lo. Ok, non succede niente. Mentre se lo proviamo ad utilizzare con uno di loro. No, non l'ho preso. No, 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 no. Un po' più giù, un po' più giù. Un pochino difficile prendere. Ok. L'ho preso. Adesso finché su si può andare. Non l'ho mai visto. Vediamo. Va bene. Sta andando su o sta andando giù? Boh. Adesso sta andando giù. E infatti adesso si sta rompendo. Vabbè, questo personaggio lo metto qui.
Cioè, non voglio dire, ma sto vedendo tutto blu comunque qui. E gioco, sei qui? Sei tra noi? Sei tra noi, gioco? Ok, sei tra noi. Allora, c'è stata una brutta fine su questo, ma non ci facciamo caso, non ci facciamo caso. Andiamo un po' a controllare la mappa. Allora, qui, lì dentro c'è il penzoletto e delle chest. Lì c'è un portale del Nether che si stava costruendo. Qui non c'è niente, fiori, montagne, alberi. E basta, una persona, una caverna alle tre montagne, poi è finito. Tutto qui. Adesso proviamo a letterarmi. Proviamo il terremoto. Lo mettiamo a tutta forza massima. Tutta forza massima, tutta. Ok. Adesso per un tornado. Non succede niente, è un po' scarso. Ah, però si può aumentare. Ok, però vabbè. E proviamo questi. Perché si mettono qua? Ho rotto qualcosa? Penso di no e penso che sono buggati. Poi vabbè, è normale. E calamita. E poi c'è buco nero. Lo mettiamo dentro quella casa. Non ci arriva. Però sta aspirando. Ok, e poi c'è questo raggio. Si possono quindi rompere i blocchi, sì. Si possono rompere. Poi c'è la freccia, normale. Si può rompere pure la freccia e i blocchi. Non so tra quanti colpi si potrebbe rompere, ma mi sto annoiando. Poi vabbè, c'è questo. Il cecchino. La minigun. Bella, forte. Ok, con questi si rompono direttamente. Con questi pure. E poi andiamo sulle armi un pochino più forti. No, e siamo per adesso ancora su questo. Andiamo su questo. Questo rompe. Andiamo su una granata. Andiamo con le armi di fuoco. Tra poco esplode. Vedremo la granata. Vediamo invece la granata appiccicosa. Forte. Vediamo invece questo se fa danno. Fa danno, ma come sempre non è fuoco che distrugge. Niente, il nostro caro razzo. Penso che non si possono distruggere poi, ma no, si possono, però le frecce rimangono in quel modo. Poi le mine che possiamo piazzare, però vorrei metterle un po' più forti, ok? Forti, come sempre. E quella persona non ci interessa più, facciamo finta che non è successo niente. Scusate, ma un pochino di luce più bassa perché è troppo forte. Adesso proviamo questo nuovo, ma ripartiamo da zero. Per provarlo, lo proviamo con questo. Ah, è una TNT. Una TNT. Adesso per farla esplodere ci mettiamo questo. Ok, va bene. Abbiamo capito che praticamente è molto forte. Adesso lo vorrei provare però su questo qua. Ah, è un barile in realtà. Solo su quella mappa diventa.
Sì, è forte. Sì, si può dire che è forte, sì. E poi hanno aggiunto altro? Solo questo? Andiamo su altre mappe. Ma qui c'è uno spazietto su questa cosa. Vabbè. Andiamo a distruggere invece questa. E non ho messo i due. Vabbè. Vediamo cosa succederà. È successa una cosa brutta. Però alcuni sono sopravvissuti. L'importante è che alcuni sopravviscono. Abbiamo capito che è molto 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 forte. A quella persona farà una brutta fine. Brutta fine. Adesso andiamo invece su questi. Cosa succede se questo qua? Però il barile, la cosa brutta è che viene respinto. Vabbè. Succede una cosa brutta su di loro, sì. E c'è la modalità 360 su questa mappa? No. Ma adesso andiamo a provare una cosa. Andiamo a provare non su questa mappa, no, 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 no. Andiamo a provare su una mappa. No, non volevo questo. Andiamo a provare su una mappa una cosa che dobbiamo provare di già da prima. A provare ad aprire questa porta qua. Si può aprire? Allora, non so se si può aprire, ma secondo me sì. Secondo voi si potrà aprire questa porta? Se ci mettiamo un botto di mina. Allora, sì. Ok. Si possono appiccicare alcune cose. In un video proveremo ad aprire questa porta. Secondo me si può aprire se ci buttiamo un po' di roba. Secondo me si potrà aprire. Secondo voi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Non ci riusciamo, ma in un video ci riusciremo. Farò un video, mi sa, dedicato a questo. Farò un video dedicato a questo e vediamo se ci riusciremo ad aprire quella porta. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, questo video si può concludere qua. Hanno aggiunto un bel po' più o meno di cose su Room Smash. Non un granché, mi aspettavo di più su Room Smash. Mi aspettavo una mappa. Hanno aggiunto questa cosa della modalità 360. Che in alcune mappe c'erano di già, ma di più hanno aggiunto una mappa che è molto molto bella, solo la cosa brutta è che ci sono troppi pixel in quella mappa di Minecraft, quindi fa un po' buggare il gioco. Questa è una cosa brutta. E poi hanno aggiunto questa arma nuova che è secondo me una delle armi un po' più forti. Ok, secondo me questo video si può concludere qua. Siamo di già a 13 minuti, ci sta. Questo video si può concludere qua. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete. Perché dovrei dire sempre questo cavolo di outro? Da ora in poi non lo dirò. Speriamo che me lo ricordo. Simone del futuro, ricordati che non devi dire l'outro. Ricordati. Questo video si può concludere qua e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!